Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come aggiornare software, quindi firmware e mappe di novembre 2021 su una Kia Rio e una Kia Niro. Seguite questi semplici passaggi e poi ci troviamo qui per le conclusioni finali. Solo su Prime Video.
come vedete qua andiamo a installare l'aggiornamento del 2021 11 17, generale, ok. Non preoccupatevi se pensate che è lento, state tranquilli che ci mette un po' di tempo da che convalida i file a che si aggiorna del tutto. State tranquilli. Dopo aver messo i file nella scheda SD siamo pronti per andare in macchina e aggiornare il firmware e la mappa anche sulla Kia Rio. Bene, una volta saliti in macchina accendiamo il motore perfetto, dopodiché SD nella mia mano, conferma, la vado a inserire in questo modo. Aggiornamento trovato, clicca ok per aggiornare e aspettiamo che finisce. Semplice, nulla di più complicato. Non vi preoccupate se il sistema si riavvia più volte, è tutto normale, anzi lo deve fare, già a me si è riavviato 3-4 volte almeno. Ci siamo quasi, manca veramente poco. Ci siamo, 99%, vediamo un po'. Vi ricordo la procedura va fatta sempre a motore acceso, il sistema verrà riavviato, i dati vengono ripristinati, ci siamo, conferma. Aggiornamento completato, qui ci sarà la navigazione, vediamo se parte, ve lo scuro un pochettino, intanto il prodotto è collegato, abbiamo entrato su tutti i menu, qui non mi sembra che sia cambiato granché, impostazioni, sì, qualche icona forse, posizione del telefono, qualche iconcina leggermente cambiata, generale, eccoci qua, Compact Gen 5, aggiornato 18.12, modello, versione software, quindi 21.10.27, data e ora, lingua, tastiera, qualcosina forse è cambiato, qualche funzione magari è stata aggiunta. Un rapido sguardo alla radio, adesso è diventata così, non succede niente, bande, preferiti ora ce l'abbiamo qua, elenco è così, il menu è così, disattiva display, ok, RTL, best, leggermente cambiata
la grafica. Beh ragazzi, avete visto come si aggiorna l'infotainment, quindi sia il firmware che la mappa, sia sulla Kia Niro prima che sulla Kia Rio dopo. Sulla Niro ci mette un pochino di più, sulla Rio un po' di meno, perché deve fare praticamente solo l'aggiornamento firmware. La mappa la legge sulla SD, che rimane sempre dentro alla radio, all'infotainment. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i social: Facebook, Instagram, CTV, TripAdvisor, anche su Telegram. Sconti, offerte e bottino 10, dove ogni giorno pubblico tantissimi sconti e offerte riguardo il mondo della tecnologia e non solo. Mi raccomando, dateci un'occhiata anche lì se vi va. Dal sottoscritto è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!